si è tenuto questo fine settimana un nuovo appuntamento gastronomico organizzato dall'Istituto di Stato per l'Ambiente e l'Agricoltura Giovanni Falcone, il County Festival delle Braci e Fritture, un evento voluto e completamente organizzato dai giovani alunni dell'Istituto, i loro docenti e il dirigente scolastico Antonio Curzio. È un gioco finale, una manifestazione finale della scuola, abbiamo deciso di divertirci, i miei docenti sono tutti country, mi sembrava doveroso contribuire anche io. In molti si sono recati nel parco dell'istituto, accolti da un'atmosfera da vecchio West, dove venivano servite carni e fritture, ma anche primi piatti e formaggi tipici della cultura culinaria partenopea. Gli ospiti, oltre a buon cibo, sono stati intrattenuti da giochi, musica ed alcune esibizioni di country western, danze organizzate dal centro Body Fitness di Bacoli, con coinvolgimento diretto degli ospiti. Ed essendo l'istituto anche una rinomata azienda agraria, i visitatori hanno potuto visitare le sue serre e assaggiare o acquistare prodotti agroalimentari, un modo semplice ma anche divertente per far conoscere meglio i prodotti del territorio flegreo ai suoi abitanti. Noi siamo pronti a tutti. Io e i miei docenti, sì, abbiamo giocato tutti insieme, per noi è la fine di un anno scolastico di successo, con una buona comunicazione sul territorio e la presenza veramente massiccia di persone ci conforta che ciò che stiamo facendo è gradito. Ma l'Istituto Falcone di Licola non è nuovo a queste manifestazioni, al centro delle sue attività la promozione e la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici, attraverso eventi come la Sagra della Fava e delle Antiche Taverne, tenutasi lo scorso aprile, ed ancora il Mercato di Natale e Presepe Vivente, giunto alla sua terza edizione. Numerose dunque le iniziative realizzate, ma anche quelle in cantiere. Non lo diciamo troppo ai docenti, potrebbero spaventarsi, ma magari le aumentiamo. No, scherzo, pochi appuntamenti, ma significativi.